Benissimo, ci siamo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bene. Ciao. Bello, averti anche qua. Sì, davvero, avete finito di salutarvi, siete in due, vi siete salutati 40 volte, mamma mia. Di presentare. Poi una volta possiamo stare insieme, che bello, siamo sempre sole. Poi l'età femminile, poi scusa, due cotante e pezze. Ma senti. Pezzi di figliola, dove le trovi? Tutto da sola avete fatto, tutto da sola. Grazie, tutto da sola, è certo tutto da sola. Anche perché stasera, Caterina, abbiamo un sacco di ospiti, come un sacco sempre di comici e naturalmente miliardi, trilioni di risate che vi aspettano. Sei come Biscardi, vabbè, partiamo la sigla, va? Sigla, la sigla. La guardate, ho fatto. Venga, ma come? Io sono qui, metto davanti. Cammini in tazzarda a correre perché da così fai. Rock and roll! Buonasera, rock and roll! Rock and roll! Ecco lei un. Che fa così. Quanto sei cretino? Quanto sei. Devo cercare l'amore. Ma l'amore arriva quando sei pronto. In macchina io venivo da Arezzo verso Firenze. Allora l'ho detto prima io, perché sono arrivato prima io qui. C'è l'orario d'ufficio tutti i giorni dalle 10 alle 10:05. Pure il suffo affittito. Se volti davanti vedrai meglio. Faccia così con la testa stando zitto. Che vuol dire far così e stare zitto? Che vorrà dire? Sì. Guarda. Guarda altri indiani, oddio! Apri la porta, c'è il babbo vestito a presto. Ma cosa fai, babbo? Guarda, è una fantasia di mamma. Bravo, gelato. Aia! Oddio! Ma non sei Piera! Ma sei scemo! Ben ritrovati a un'altra puntata scoppiettante di Comici 37. Wow, ormai che è vestito, estate, siamo in piena estate. Wow, la signora in rosso. Sì, la signora in rosso, stasera abbiamo usato. Anche perché il rosso, caro Andrea, come tu ben sai, è uno dei colori più estivi, no? È uno dei colori dell'estate, la stagione più bella dell'anno. Questa del rosso estivo che te l'ha detto. Sa, è una cosa risaputa. Ah, voci di corridoio. Voci di popolo. Io pensavo lì là, invece Vox Populi, Vox Dei, caro Muzzi. Non mi dovresti parlare etrusco. Poi non riesco a quel latino. Ah, latino, certo. Comunque, lasciamo stare. Sì. Presentiamo il prossimo ospite. Sai da dove viene quest'uomo? A proposito di estate, sai da dove viene quest'uomo? No, da dove viene? Da un monte toscano. Monte Argentario? Ma hai sbagliato! È Monte Amiata, tesoro! Monte Amiata! Vabbè, ma pensavo estate, certo. Argentario. Certo. Anche estate, insomma, Amiata. Sempre. È uguale. Sì, è vero, però sai, io la collego subito sciatore. Al mare. Comunque, facciamo subito entrare Daniele Maggini. Eccolo qua. Grazie. Allora, caro grazie. Daniele, illustraci appunto le bellezze di quest'estate 2009. Benissimo, grazie infinite. No, è l'estate, ormai l'estate alle porte, mi piace perché si va al mare, si va in spiaggia per rilassarsi, è una cosa meravigliosa. Allora, che cosa succede? La mia moglie, quando andiamo al mare mi dà sempre un compitino la mattina, andarli a comprare il giornale. Sì, perché ci alziamo verso le 6 perché bisogna prendere il primo sole e ci alziamo alle 6 per andare a prendere il giornale. Cosa mi fa comprare? Donna Moderna. Ora, no, io dico, ma perché me lo fai comprare? Che poi è un giornale che io vado a spulciare dentro, perché è una... Ecco, ci sono anche delle pubblicità tipo la diarrea ti sorprende? Sorprendila con... Imodium? No, cara, se la diarrea ti sorprende te la sei fatta addosso, quindi non è che puoi dire... La cosa più bella, però, che trovi in questi giornali qui sono gli inserti. Che d'estate svariano tra ciabatte e tutto quanto, solamente che ad agosto 2008 c'erano questi inserti qui. Simpaticissimi e coloratissimi boxer per il tuo partner. Simpaticissimi e coloratissimi. Ma cosa sono? Cioè, di che cosa? A parte sembra la reclame di pompe funebri, tutti neri, poi sono di cemento presso fuso, pesano 840 kg.
Perché noi donne, signore, bisogna che vi faccio capire, noi uomini, signore, abbiamo un qualcosa che dentro ai boxster ci sta scomodo. Non torna più di tanto. Perché? Perché non si rincontrano piccinine, una di qua, una di là, appunto, non si vanno a rincontrare, fanno un male pazzesco, tremendo. Avete mai visto quando quegli uomini camminano sul bagnasciuga e fanno mica penserete che è la sabbia che scotta, è questo movimento che li dà noi. Quando cammini in riva alla spiaggia sembra di avere il giochino con due palline, sai, il click clack. Se cammini in t'azzarda a correre perché da così fai Poi la cosa più bella è che se te provate ad entrare voi donne con questi boxer, prova a entrarci. È matematico che come entri in acqua, matematico che cominciano a gonfiarsi. Sembri seduto su una boa, 8 bar di pressione, uno all'argentario ha urtato un riccio di mare e l'hanno ritrovato sulla sila. Ecco, allora te che fai, uomo intelligente? Ci sono due cose. O aspetti fino alle 6, giù che sembri vicino a una boa, adesso rientro, amore! Oppure, uomo intelligente, le schiacci, provocando dei rumori anomali e delle bolle anomale sull'acqua. Infatti una volta c'avevo una signora accanto che mi ha detto ti vergogni, maleducato! Io rosso di vergogna volevo rientrare verso la spiaggia, ma provate voi donne a rientrare verso la spiaggia se ci riuscite. Perché io vorrei conoscere quell'ingegnere che ha prodotto, progettato e ha applicato ai boxer la retina. Ma che cavolo ce l'hai messa a fare la stessa rete della pesca dei tonni? Te non ti rendi conto che quando noi riusciamo dall'acqua ci tiriamo via di tutto, sasse, conchiglie, calamari, scampi, gamberetti, non c'hai un costume, c'hai un'insalata di mare, c'hai! Allora devo ritornare lì da tua moglie che ti aspetta perché si è addormentata lì al sole, vorresti dirgli solo una cosa. Amore, tesoro, tesoro. Ma va a quel paese, va a te e donna moderna. Grazie. E ora continuiamo con i prossimi ospiti, sempre da Firenze, i gemelli siamesi. Non è il mio lavoro questo, no, non è il mio lavoro. Viene via, signorina, non è il mio lavoro. Non è il mio lavoro, non signor, è il mio signorina, signorina, fermalo su, stia buona, 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 così. Buona, 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 signorina. Allora, ascoltami. No, vedi cosa succede in televisione. Se te parli sopra lei, la cavalli, non la cavallare. Accavalliamola. Ci può accavallare. Senti, accavalli. Mi lascio. Signorina, ma lui non la cavalla mia, cioè, nel senso. Si accavalla. Cioè, cosa fa? Non è il mio lavoro. Allora, questo deve essere il nostro mestiere, tu dici. Non è il mio mestiere. E qual è il tuo mestiere? Io ce l'ho un mestiere. Qual è il tuo mestiere? Io di mestiere fuori sotto lo. Sotto pozzolatore. Sotto la. Sotto lo sotto pozzolatori, sì. Sotto lozzo, sotto lo io ci arrivo lì, no? Sì. E mi sotto lozzolo, sotto pozzo, sotto pozzo, poi sotto lozzo, vo sott'acqua e me lo mozzo. Ah, ma che sott'acqua? Sotto mozzolato. Il sommozzatore fai te. Dallo scriva. Fai il sommozzatore. Dallo scriva. No, dallo scriva. Anzi, una curiosità. Sì, allora, sì. Quando voi vi vestite tutti da sommozzatore, no? Con sì, la, che sotto la, lo si sottomozza. C'è le bombole, no? C'è le pinne, giù, gli occhiali. E poi vi buttate giù sott'acqua e quando andate giù, ecco, sì. Cosa dite quando andate giù? Cosa si dice? Si dice... Che sembra? E tu vedrai se si sottomozzola. Ma scusa, ma un mestiere più facile l'hai fatto invece? No, io proprio ora ce l'ho. Cosa? Ora proprio ho lo studio. Che studio c'hai? C'ho lo studio di... Cipitilogia, la tuzia. La tuzia, sei diventato zio. Ma che te cazzo è zio? Ma zio pillo, lo zio, io zio pillo, io ci pillo. Tu ci pillo? Ci pillo, io ci pillo proprio su questo studio, arrivano, ci pillano e il pizzino. Aspetta un secondo, non è che per causa, lo psicoterapeuta fai che... Ma lo scriva! Ma che lo scriva? Tu sei terapeuta! Ma non ti riesci neanche a dirlo! Certo. Allora, togliamo una curiosità. Sì, allora, quando viene una persona, sì. A parte chi ci viene da te, non si sa. Guarda, c'ho pieno! Ma chi viene da te? Ma chi? Ma la chi? Tua sorella. E da te? 3 giorni. Ma passi psicanali. Sì, pillo da tu. Ma cosa ci pilli? Ma vedessi proprio c'ha l'abbonamento dello zio. Ma scusa, ma quando lui si siede sul lettino e te lo devi psicoanalizzare, cosa gli dici? Cosa? Arifo, senta, sì. che t'ho cipillato per bene o ti ricipillo? Come sarebbe detto la tua sorella? Ricipillo. Allora io sto riconosciuto. Allora io sto riconosciuto. Te tu sei
il giardiniere tu sei te. Allora, allora t'avevo detto, allora, t'avevo detto di mettere detto. Di mettere le piante lì, cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Lì non lì dice ceci. I ceci. Che c'è? Ceci? Ceci. Allora, allora il Lauro, il Lauro non c'è. È andato via. Allora, allora, t'attento. Cosa ci fa il cane in mezzo all'orto? Cosa ci fa il cane in mezzo all'orto? Tu me l'hai detto sì. Cosa? Io ti ho detto di mettere un baobab. Non fa baobab tutta la notte, baobab, c'è tutta la gente arrabbiata, che fra l'altro però mi fa anche comodo. Allora, perché allora, un fa andare, lo sai che fa? Un fa andare amici. In dove? Su ceci. Su ceci. Su ceci. Allora, allora, sentimi, dove è il caco? 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 Dove il caco? Io di solito il caco lì. Sì. Te basta un turcai lì. Perché che c'è? Ceci. I ceci. Ceci. Allora, arrivi a casa del Lino e trovi una bella lettera di licenziamento. Allora, te ora tu trovi una bella lettera mia a casa sì. Tua. No, tu la trovi te. No, io l'ho mandata la lettera. Perché te la mandate? Perché questo non è il mio lavoro. E mi qual dice, è il tuo lavoro? Il mio lavoro è sotto lo zomolo. Ma va, il mozzo, io ti mozzo di sotto lo zomolo. Allora, la dignità di un artista. Allora, la dignità di un artista sta nel suo dovere. Sta nel suo dovere di tenere vivo il senso. Di tenere vivo il senso di meraviglia. Di meraviglia del mondo. Del mondo, esatto. Sì. Come e dice, questo l'ha detto il famoso noto Chesterton, che giustamente conoscete. E ora a questo punto passiamo al nostro prossimo personaggio, Al Valenti, che presenterà Filù. Sono la musica. Coniglietti, io ti amo tanto. Aspetta, mettiamoci qui, abbassa il sedile. Aia, mi ha fatto male, ma come... Ma si può sapere che è tutto sto casino, eh? Sotto all'albero mio. E l'albero tuo? Sono giovani solo. Amore, ma perché non ce ne andiamo fuori, eh? Riccioloni. Qui mi piace di più, amore. Sì, qui è molto più bello. Lei. Sì, amore mio, adesso facciamo tutte le cose proibite, io e te qui, sotto l'albero. Peletti! Sì, amore, allora adesso ti... Guardoni! Signori, ci dobbiamo fermare un attimino per una piccola pausa pubblicitaria, ma restate con noi qui su Rete 37.